Sara? Sì, mettilo sul bancone, ok? Ok. Mi dispiace. Ma a volte è tutto molto frustrante per me. Posso capirlo. Mi serve un altro modulo di richiesta. Sai cosa? Non voglio darti nulla stavolta. Cosa? Perché? Perché voglio venire con te. Andiamo. Vieni, soldato. Vediamo se tieni il passo. Certo, quando è stata l'ultima volta che sei uscita in missione? Nell'incubo, intendo. Ehi, guarda che sono andata a cercare provviste, come tutti. Ma sì, è passato molto tempo. Almeno hai una moto. Sì, ma preferisco venire con te questa volta. In questo modo sono sicura di non perderti. Sì, signora. Piantala con... Ehi, sei già stato nell'arca? Le grotte, sì. Mi sono fatto un gran tour appena arrivato con il colonnello in persona. Beh, devi ammettere che hai i suoi meriti. Per la visione generale, almeno, le scorte, le regole, la programmazione. Sì, glielo concedo. Quest'isola è una fortezza. Niente e nessuno può entrare senza combattere. Esatto. Wow, bel posticino. Ha quel tocco femminile. Sì, lo so. Ma non entro quasi mai in questa tenda. Dormo su una branda in laboratorio. Ma guarda, questa può tornare utile. Me l'ha regalata Matt quando mi sono arruolata. Matt? Il colonnello. Dai, Deacon, è solo una pistola. Vieni, di qua. Voglio farti vedere una cosa. Ti seguo. Quando sono arrivata qui, la milizia aveva tagliato quasi tutti gli alberi dell'isola. Ho chiesto a Matt, al colonnello, di salvare l'ultimo. Ah, sì? Ok. Scusa, perché? Dopo il matrimonio siamo venuti qui a Crater Lake, ricordi? Un weekend in moto. Ah, sì, me lo ricordo. Ricordo di aver pensato... Dopo l'eruzione del Masama, la lava si è freddata. Ha formato il suolo e sono cresciuti gli alberi. Ma quanto tempo è servito? Quando ce ne andremo da questa fottuta isola, alla fine voglio che sia rimasto almeno un albero. Ascolta, questa gente se ne frega. Io sono stato nella zona morta. Senti, il colonnello pensa solo a vincere la guerra, ma se faccio la mia parte, non avrà più bisogno di distruggere tutto. Che c'è? No, niente, solo... Lascia perdere. Reggiti. Reggiti forte. C'è un college universitario a est, vicino alla superstrada. Hai presente? Sì, sì. Per far prima prendiamo il ponte a sud. Andiamo! Ok, una domanda. Tutta quella roba, il lievito, il silicato... A cosa serve? Sto lavorando a un composto antivirale. Per debellare il morbo devo isolare il virus che causa la mutazione cellulare. Ok. Posso chiederti una cosa? Dopo quella notte a Farewell, cos'è successo? Voglio dire, come siete scappati? Beh, abbiamo rischiato grosso.
dopo la fuga dei federali, i superstiti hanno allestito dei posti di blocco e si sono messi a sparare a vista. Alla fine, non so come, siamo arrivati al campo profughi. Credevo di trovarti lì, ma c'erano solo furiosi. E anche negli altri, stessa storia. Nessun sopravvissuto. Un inferno ovunque. Nel giro di una settimana, la valle è sprofondata nell'anarchia. La gente si ammazzava per un tozzo di pane, a volte anche senza motivo. Fortuna che io e Boozer siamo rimasti insieme, o non ce l'avremmo fatta. Boozer? È ancora vivo? Dov'è? Che cosa gli è successo? Sì, è vivo, ma è in un campo a nord. Non può guidare perché ha perso un braccio, ma sì, almeno è vivo. È una splendida notizia e scusa, mi spiace di non avertelo chiesto prima. Non preoccuparti. Ok, tocca a me. Senti, forse ti sembrerà stupido, ma quella notte a Farewell, il mio anello dei Mongrel, ce l'hai ancora? Deacon, mi dispiace. È una regola del colonnello. La milizia confisca tutti i gioielli a chi si arruola. Fondono l'oro e l'argento. Gli servono per un progetto di Weaver. Non ricordo neanche cosa diavolo sia. Mi dispiace tanto. Dai, no, non è un problema. Era solo per sapere. Non importa. Dovrebbe essere questo. Sei già stata qui prima? Una volta, prima di... sei. A una fiera, dovevo presentare le eccitanti opportunità di carriera per i biochimici. Dio. Cosa? Niente, ma... sarebbe stato meglio un seminario su come sopravvivere alla fine del mondo. Andiamo. Da qui non...